Grandissimo, comunque ti ho visto molto bene. Sì, no, è andata bene, ho tenuto, sono passato in un 8,50 più o meno la mezza. Questa è la storia di chi non si arrende, di chi ha voluto organizzare con tutte le sue forze un evento sicuramente esclusivo che però si è rivelato vincente, soprattutto pensando e dando un messaggio a tutti noi podisti amatori che l'anno prossimo potremo continuare a correre e lo potremo fare in sicurezza. Qualcuno ieri si è chiesto, ma è questa davvero l'atletica? Io a queste domande ovviamente non so rispondere, però io una certezza ce l'ho, questa è una storia di amicizia, una storia di passione per l'atletica che ho cercato di raccontare con dovizia di particolare, ma cercando al tempo stesso di essere sintetico, in un weekend che mi ha visto protagonista assieme ad altre 120 persone che hanno voluto partecipare a quella che io definisco la festa dell'atletica, ossia il campionato italiano di maratona, la special edition della maratona di Reggio Emilia. È anche una storia di delusioni, Caterina Caselli cantava Sole spento, io però non vedo scuro intorno a me e quindi ho preferito la canzone Never Stop di Todd Adler, che ci consente di capire che nel 2021 positivamente potremo tutti correre. Ragazzi, non fermiamoci, se avete 10 minuti guardate questo video perché vi racconterò un weekend pazzesco. Tra l'altro, se vi piacciono queste tipologie di video, vi consiglio di iscrivervi al canale. Ma partiamo dall'inizio. Oggi giornata strana, da una settimana non pubblico, ma oggi sto aspettando Andrea, con il quale andrò alla maratona di Reggio Emilia, vediamo cosa succederà. Spero proprio che Andrea riesca a correre al massimo delle sue potenzialità e anch'io di fare una buona gara. Vi racconterò tutta la maratona, non so dirvi se questo video davvero sarà pubblicato, ma comunque spero proprio che ci divertiremo durante questo bellissimo weekend. L'arrivo in consueto di Andrea mi ha fatto nascere il sospetto che qualcosa potesse andare storto e che forse per uno di noi due non sarebbe andata come invece avevamo preventivato solamente un mese fa. Ho visto a te, come stai? Bene, dai. Dai. Tac, vai. Io mi sono portato la tapiterina. Siamo pronti ad andare, Andrea? Andiamo, Max. Ma guarda che oggi facciamo un po' il video. Non mi devi stressare, però. Non ti devo stressare, ma come sei messo? Sono un mese che non ci vediamo. È vero. Ah, un mese già. Un mese di più anche. Se fai tutto il viaggio così. No, assolutamente. Poi la conferma l'ho avuta al primo scambio di opinioni pre-gara. Am I safe for walking out on us? Or am I losing touch? Too many games, now all I change. Allora, sei pronto per la maratona di domani? No. Cosa ti è successo nell'ultimo mese? Nell'ultimo mese, fiacche, ginocchio, sifulo, tendine d'Achille e negli ultimi due giorni problemi intestinali. E quindi dai, farai il personal best? Vediamo se riesco a partire domani mattina. E invece il tuo allievo cosa ne dice? Il mio allievo si è allenato per i cavoli suoi, però è in formissimo, quindi si è allenato bene, lui è riuscito ad allenarsi fino alla fine bene. Sai che è il più vecchio della competizione, forse il secondo più vecchio. Secondo più vecchio. Io sono quello con meno capelli di tutti. Ma anche con la barba. La barba alla fine devo decidere se toglierla o lasciarla, alla fine non ho avuto voglia di toglierla e è rimasta. L'arrivo a Reggio è stato abbastanza rapido, tra una chiacchiera e l'altra, focalizzata soprattutto sulla valutazione di cosa avremmo fatto post gara. Andrea, cosa farei dopo la maratona? Lunedì e martedì cercherò di riuscire almeno a deambulare. Sono così contento che sono in didattica a distanza. Progetto futuro, spero di andare alla Bo Classic il 31 dicembre, ma mi sa che quest'anno la faranno ancora più contingentata, quindi non ci rientro. Era anche sui 5 km, quindi... Ma tra l'altro sei diventato atleta di interesse nazionale, quindi potresti...
Sì, ma lì dovrei essere atleta di interesse internazionale, quindi. Quindi in mese di dicembre fino a Natale, cosa dice? Dicembre fino a Natale, ma adesso te l'ho detto, settimana prossima sarà di recupero. Le settimane dopo che vengono mi allenerò normale, ho voglia di mettermi le chiodate, qualche giorno farò qualche allenamento con le chiodate in campestre lì al campo. E poi vediamo un attimino come conciata la pista, se riuscirò a fare qualche allenamento veloce senza scivolare. E poi niente, se vado a Bo Classic Natale lo passerò abbastanza stecca, se invece non vado a Bo Classic punterò a una ricomposizione a magnare. Ma dovremmo fare anche la recensione del libro Alimentazione non è competizione. Sì, quello sì, ma non so se ho voglia di leggerlo prima di Natale, se no dopo magari mi passa la voglia di mangiare, prima voglio mangiare. Devo trovare un libro che mi dica che posso mangiare i panettoni liberamente. Va bene, dai. Lì sarei contentissimo di sponsorizzarlo. Panettoni e birra. A pochi chilometri dall'arrivo nella capitale del Parmigiano Reggiano, tra l'altro è iniziato a piovere, ma le previsioni in effetti erano ottimistiche. Walking out on us, oh, or am I losing touch? Too many games, now all I change. Un po' di relax prima di entrare in fiera, c'era un po' di coda per la somministrazione dei test di controllo Covid, quattro chiacchiere, una volta ottenuto l'esito del tampone con l'organizzatore e poi i due eroi si sono separati. Finalmente sono arrivato in albergo, la cosa positiva è che sono negativo, tra poco si cena, ho lasciato Andrea al ristorante e all'hotel dei Top Runner, magari più tardi viene a fare qualche video, io ne dubito. Spero soprattutto che Andrea possa davvero fare una bella gara, ha cercato di capire con i Top Runner quale possa essere il suo ritmo gara, il mio sarà sicuramente molto importante, o almeno cercherò di fare il personal best, vediamo se ci riesco. Ad ogni modo dipenderà molto anche dal clima. Si preannuncia una temperatura tra i 3 e gli 8 gradi, vediamo se riesco a arrivare prima di mezzogiorno, si parte alle 9 e mezza, ad ogni modo domani vediamo. La cena è stata facile e indolore, mi sono divertito a leggere cosa mangiare prima di una maratona, poi ovviamente mi sono orientato su un'insalata Caesar, ma senza crostini, e un risotto alla zucca. La cena è volata via con gli amici, tra l'altro loro hanno mangiato in maniera un po' più tradizionale. La mattina a colazione piacevole incontro con il mio amico Massimo Giacopuzzi, che tra l'altro ha realizzato un fantastico personal best e mi ha fatto conoscere Ale De Gasperi, che tra l'altro mi ha confidato che non avrebbe corso al massimo delle sue possibilità perché aveva un piccolo problema fisico. Mi è stato chiesto cosa ho mangiato la mattina, ho mangiato relativamente poco, alla fine non amo caricarmi eccessivamente pregato, ma veniamo alla storia dell'amicizia. Ho incontrato due fantastici atleti, Alessio e Gianfilippo, con cui ho fatto riscaldamento e poi anche gran parte della gara non li vedevo da tempo immemorabile, nemmeno nelle migliori intenzioni, pensavo che li avrei aspettati all'arrivo. Ciao! Da Verona e da Boston. Non ci vediamo da tanto tempo! Una volta giunto al traguardo mi sono cambiato e ho incontrato i fantastici Tore, tra l'altro arrivato terzo, Mimmo nei primi 10 e Francesco, che hanno davvero fatto una gara eccellente. Grazie davvero, siete stati per me l'esempio di che cos'è la maratona per tutti noi podisti amatori. Tore, com'è andata? Benissimo, sono contentissimo, ho fatto il personale e soprattutto sono arrivato terzo al campionato italiano, quindi risultato inaspettato, non immaginavo, era proprio neanche nelle più rose delle aspettative, mi sarei immaginato sia il tempo che il risultato, però ho gestito bene e devo dire è andata tutto quanto come avevo previsto, quindi. Che scarpe hai usato? Ho usato le Vaporfly. Ecco. Grandissimo, comunque ti ho visto molto bene. Sì, no, è andata bene, sono passato in un 8,50 più o meno alla mezza, quindi ho fatto anche due metà gare praticamente uguali e per fortuna sono stato fortunato anche nel trovare un bel gruppo che fino al trentesimo sono rimasto coperto e poi gli ultimi 10 chilometri c'era la sofferenza ma c'era anche l'adrenalina per nel recuperare le posizioni, quindi
diciamo, quella mi ha dato una bella spinta per compensare la fatica che iniziava a farsi sentire. Troppo figo, grazie. Com'è andata, Mimmo? In pugliese AFR, che per noi ASICS Front Runner si tradurrebbe in AFRCUT, però è una cosa che non sto qui a tradurre. Bene, se riprendi qui, diciamo, sì, sono andato in guerra, ma in guerra ci si ferisce, e a 42 anni ho corso 2 ore 22. E possiamo giocarceli sulla ruota di, non so, Bologna? Con che scarpa hai corso? Ho corso con una splendida MetaRacer, che mi piace dire è una scarpa umana, che però ti permette di fare tutto quello che puoi. Non è una scarpa che promette miracoli, è una scarpa solida che ti porta al traguardo anche fino a 42 km e 200 metri, magari alzando le mani come mi è successo oggi, ma la mia carriera e la mia vita mi ha regalato tante soddisfazioni. Sei un grande, dai, ci vediamo prossimamente sul canale, ciao. Ci vediamo presto. Ciao, come è andata oggi? No, benissimo, dai, è la prima esperienza, diciamo, da fatta bene. Con che scarpe hai corso? Con le Alpha Fly Nike. Perché non mi sei stato dietro? Perché ho provato ad allungare al 20° e poi l'ho pagata dopo. Ma io sono esperto di maratona, si vede? Sì. Grazie. Ne hai fatte tante. Ciao. Grazie a te. Tornato in albergo, veloce doccia, ho voluto testare velocemente le luci che in effetti non abbiamo utilizzato per le recensioni, poi sono andato con Andrea e assieme vi abbiamo raccontato come è andata a finire. Allora Andrea, com'è andata la maratona? Ma guarda, ho fatto 2,5 km al ritmo giusto, ma niente, non era da fare, come ti avevo detto, sì, problemi intestinali, sono arrivati fino a domenica, ho fatto il riscaldamento al chiuso, stavo gelando, e poi vabbè, dolori allo stomaco, clamorosi durante la gara, ho detto se devo fare altri 40 km in queste condizioni non ce la faccio. Per di più sono completamente disidratato, è andata così. Diciamo che la preparazione della maratona mi servirà per il proseguo della stagione, se ci sarà, però vabbè, è andata così. Speriamo di vederti alla Bow Classic a questo punto. Devo capire lì se mi accettano, se fanno una gara davvero di soli elite, 10-12 persone come dicevano, non ci rientro sicuro, se no sarebbe una buona occasione per andare a gareggiare e continuare ad allenarmi. Sei la stella nascente del podismo italiano? Ormai no, nascente non mica tanto, sono anch'io a fine carriera, però un altro anno, due di corsa, quindi. E invece il tuo allievo com'è andato? Max, devo dire che ci ho creduto, ho fatto un buon passaggio alla mezza, mi ha detto. Da quanto ha detto non ha guardato l'orologio, anche se non ci credo molto. Le foto lo testimoniano che non ha guardato l'orologio. Ha fatto un ottimo tempo, un super tempo. L'ho cazziato perché ha fatto il bullo su Instagram dicendo che gli dicevano che era vecchio, ma davvero è lui che continua a scrivere che è vecchio su Strava. Per il resto no, super gara, super complimenti. Vabbè dai, ci vediamo durante la settimana, così facciamo un po' di recensioni. Diteci di cosa occuparci nei prossimi giorni e sempre commenti qua sotto. Grazie Andrea, dai. Abbiamo fatto il test anti-Covid. Ah sì, non abbiamo più il Covid, non ce l'abbiamo mai avuto. Va bene, grazie ancora, ciao.